Da una zona degradata a un'area con parcheggi, un parco per bambini, murales, 500.000 euro di fondi del comune e l'annuncio di nuovi interventi. Il taglio del nastro della nuova area di Via Boccaccio a Monte Silvano con il sindaco De Martinis, il consigliere Walter Cozzi, il consigliere regionale Guerino Tessa e i bambini delle primarie dell'Istituto Comprensivo Troiano Delfico e della scuola Marinelli. Al di là dei parcheggi che abbiamo ricavato e che saranno funzionali alla centrale, al centro di Monte Silvano, in quest'area è stata predisposta un'area giochi che sarà destinata appunto ai più piccoli, motivo per il quale abbiamo voluto assolutamente che ci fossero i futuri fruitori di quest'area oggi qui a inaugurare quest'area importante di Monte Silvano, un'area peraltro strategica perché è a ridosso di Via L'Europa, una delle vie più importanti della città, è Corso Umberto. C'è un discorso futuro che vuole Corso Umberto riqualificata e sempre più attiva da un punto di vista commerciale, e questi posti ritagliati saranno davvero un toccasana per una zona che di parcheggi invece aveva e ha fortemente bisogno. Beh, nel pieno centro della città, 4.000 metri quadrati circa, che vengono recuperati, un'area che era completamente all'abbandono, preda di persone, avventurieri, insomma, che depredavano anche quello che era rimasto. Oggi la riconsegniamo alla città con un parco giochi di 1.500 metri, oltre 100 parcheggi e un'area riqualificata di 4.000 metri. Quanto sono durati i lavori e soprattutto i fondi? I lavori sono durati circa un anno, poiché purtroppo sono capitati anche in pieno periodo Covid. I fondi sono circa 500.000 euro, tutti i fondi comunali.